Noi eravamo rimasti più o meno un anno fa a quel mio video dove vi ho raccontato come ho lasciato il lavoro da dipendente per buttarmi al 100% a lavorare in proprio nel settore delle cripto. Da allora molte cose sono cambiate perché il mondo si è mosso veramente in fretta e io ho fatto del mio meglio per stargli dietro. Ecco, ho fatto il possibile. In ogni caso sono finito per ora, perché poi è tutto un divenire, all'incirca 2 mesi fa ad aprire un'azienda, a costruire un'azienda esattamente nel settore cripto per offrire diverse tipologie di servizi che tra poco vi racconterò in Italia. Quindi il massimo della follia, qualcuno di voi penserà. Se già era una follia abbandonare un lavoro sicuro per mettermi in proprio nel settore delle cripto, voler aprire un'azienda nel settore delle cripto con la parola cripto all'interno del suo nome è ancora più folle. Avete ragione. Ci sono state un po' di peripezie, ve le racconterò in questo video che vuole essere banalmente una chiacchierata tra me e voi, un aggiornamento, una piccola confessione dove vi spiego un po' cos'è cambiato in questi mesi e qual è la direzione che sto cercando di raggiungere. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come ben saprete, il mercato è molto cresciuto, ho avuto quindi, lo ammetto, anche una componente di fortuna non indifferente perché ho iniziato a lavorare in questo settore al 100% proprio nel momento in cui è iniziato il bull market più grande della storia. Si dice che la fortuna aiuta gli audaci, a me piace pensarlo, però io so per certo che la fortuna ha giocato un ruolo importante nel mio percorso. Detto questo, vi volevo raccontare un po' il perché ho deciso di fare questo cambiamento, in che cosa consiste questo cambiamento, perché poi di fatto lato operativo non cambia assolutamente nulla e quali sono i miei obiettivi futuri, i servizi che ho intenzione di offrire e la direzione nella quale sto cercando di andare. Allora, innanzitutto, come mai la trasformazione da partita IVA individuale ad azienda? Che cosa cambia? Beh, cambiano molte cose. Di fatto un'azienda è un contenitore, un'entità a sé stante, nella quale si racchiude di fatto l'attività che si fa, i servizi che si offrono, le entrate e le uscite legate a tali servizi. Quindi c'è questo effetto compartimentazione che aiuta anche un po' dal punto di vista psicologico, perché separa me dalla mia attività. Sembra stupido, ma credetemi, in parte influisce e soprattutto dal punto di vista contabile, banalmente. Si ha una pianificazione fiscale più efficace, si riesce a gestire molto meglio, ripeto, le spese, le entrate e le uscite, e ottimizzarle poi anche nel contesto fiscale per minimizzare la pressione fiscale. Non sto parlando di evasione né di elusione, sto parlando di pianificazione fiscale, ok? Quindi questo è il punto primo. Il punto secondo è che ho intenzione di strutturarmi, quindi di creare una realtà, ok? Non sono più io con il mio brand, ma voglio che ci sia un'azienda con questo brand. L'azienda sono io, perché di fatto è un SRL con socio unico e amministratore unico, che sono sempre io. Qualcuno spesso mi dice, mi ha detto in passato che sono un lupo solitario. Di fatto è vero. Adesso, sempre nell'ottica del raccontarmi, vi dico anche questa, cioè io c'è una cosa che ho sempre fatto fatica a fare, soprattutto in questo mondo qui, che è quella di fidarmi di persone che non conosco bene. In questo mondo, per forza di cose, soprattutto se si emerge, se si è conosciuti sul web, ecco, si viene avvicinati da tante persone che tutte ti propongono collaboriamo, facciamo, disfiamo, ecco. E qua c'è una delle difficoltà più grosse, ve lo giuro, è una delle difficoltà più grosse che ho affrontato, che è quella di riuscire a selezionare le persone, a capire che il 99% delle persone che cercavano di avvicinarmi, sembra una cosa stupida, soprattutto col senno di poi, ma credetemi che è difficile lì per lì capire che sono solo degli sfruttatori, cioè persone che vogliono in qualche modo ottenere qualcosa da te, quei rapporti di circostanza, di convenienza, ecco, che a me non sono mai piaciuti, a dire il vero, e quindi io ho sempre preferito, tutto questo era per dire che ho sempre preferito fare le cose da solo,
e poi gestirmele a modo mio. Questo da un lato forse mi ha rallentato un po', perché sicuramente se si fa le cose in più di uno le si fa più in fretta e magari le si fa anche meglio, però ecco, non sono permessi errori, quindi non voglio assolutamente lasciare che una persona esterna influenzi quella che è la mia visione e quelli che sono i miei valori che voglio trasmettere all'interno della mia azienda, del mio progetto, del mio brand e dei miei contenuti. Questo è il motivo per cui ho deciso di partire da solo, di fare tutto quanto da solo, anche mettendoci più tempo. Quindi rido perché ricordo la conversazione che ho avuto con un amico un po' di tempo fa che mi ha detto: tu sei un lupo solitario, e di fatto è così, la mia indole è un po' questa. Però questo per dire anche che, avendo un'azienda, quindi compartimentando l'attività all'interno di un'azienda, si può pensare di strutturare e crescere, quindi di creare un pool di collaboratori, di persone che lavorano con me. Io non voglio mai dire per me, ma dico con me, perché voglio che comunque ci sia questa vision di obiettivo comune, e di fatto sto andando in questa direzione. Finalmente ho i miei primi collaboratori, una persona che mi sta rifacendo, stiamo facendo veramente un lavoro pazzesco, il sito web, e vedrete che quando sarà pronto sarà, godrete tantissimo. E in seconda battuta, una persona che mi aiuta a creare contenuti sui canali social. Non so se avete visto che adesso è nata la pagina Instagram. Ecco, il merito non è mio, non è soltanto mio, o meglio, e quindi questo sicuramente aiuta per andare, non lo so, un po', cioè per scalare. Di fatto il problema numero uno è la scalabilità. A un certo punto, come Ethereum, anch'io raggiungo il mio limite, ok? Che è vero, ho lavorato tanto, tuttora lavoro tanto, ma perché mi fa piacere. Non c'è mai una volta che dico: ma chi me lo fa fare? No, mi fa sempre molto piacere, però ecco, scalare è assolutamente necessario. In seconda battuta, sto cercando di strutturare un'unità, una business unit, un'unità operativa, chiamiamola un po' come vogliamo, dedicata più al retail. Io finora ho sempre offerto servizi fondamentalmente di due o tre tipi, che sono stati servizi di marketing e pubblicità verso aziende del settore. Quindi chi banalmente si vuole fare conoscere attraverso i miei canali, io posso aiutarla a farlo, a patto che ovviamente ne valga la pena, che non si allo scam di turno, ok? E io ho il mio ritorno economico. In seconda battuta, sempre servizi alle aziende del tipo di consulenza, del tipo di appunto consulenze di vario tipo, strategica, operativa, per avvicinarsi a questo settore, per chi non lo conosce e vuole in qualche modo appunto averci a che fare. Ecco, a me piace l'idea di essere un po' un punto di riferimento in questo settore, e l'obiettivo verso il quale mi sto muovendo è esattamente quello: è il diventare in Italia un punto di riferimento. Non voglio essere megalomane, perché non è da me neanche questo, cioè io scherzo, rido sempre, sono assolutamente una persona che non se la tira, come si suol dire, e che non è per niente megalomane, credetemi. Se mi seguite, mi vedete in live, così lo sapete, non c'è neanche bisogno che ve lo dica. Però il mio obiettivo è quello di diventare, tramite la mia azienda adesso, un punto di riferimento sul territorio italiano per chi si vuole avvicinare al mondo delle cripto. Non solo le aziende, come è stato fino adesso, che ho avuto tantissimi contatti all'interno di aziende, sono cresciuto tanto sotto quel punto di vista lì, e veramente è stato una scuola per me, ma anche dal punto di vista del retail. In questo periodo veramente stanno arrivando cani e porci, permettetemi di dirlo, e ora più che mai questa metafora ha senso visto il crypto zoo che si è creato. Ma scherzi a parte, c'è un bisogno estremo di formazione. È una frase fatta, è un concetto banale quello della formazione, lo so, perché ormai fare formazione vuol dire tutto e vuol dire niente, ma io ci voglio dare un mio taglio, come al solito. Per me fare formazione vuol dire due cose. Il primo livello è quello di creare contenuti per tutti, che possono essere video corsi, cose del genere, che io ho deciso di mettere a disposizione gratuitamente, e sarà sempre così, davvero potete credermi, sul mio canale YouTube, e tra poco sul mio sito. Diventerà appunto una sorta di portale educativo gratuito, dove troverete tutti i contenuti indicizzati, fatti bene, insomma vedrete. Ma appunto io continuo a lavorare su questo lato, la creazione di contenuti gratuiti per tutti, sarà sempre così.
Dall'altro lato, però, c'è un bisogno estremo di formazione individuale, perché qualcuno mi ha detto: ma come mai non vendi corsi, non vendi videocorsi? È vero, avrei potuto farlo e probabilmente avrei guadagnato anche tanto, ma io ripeto, preferisco, io vedo due livelli di informazione, l'informazione tra virgolette generica, che è quella che puoi per forza di cose racchiudere in un video, che è one to many, quindi tu la pubblichi e in tanti ne devono poter fruire. È un'informazione piena di valore, non voglio dire che è inutile, e capisco benissimo chi la vuole far pagare. Ha assolutamente senso che se uno impegna tante ore, tanto tempo per produrre un contenuto video di qualità, ha il diritto di farlo pagare e vale i soldi che costa. Però io ho sempre preferito tenere questa tipologia di informazione, di contenuto che per definizione non può essere specifica, gratuita a disposizione di tutti. E adesso sto lavorando nel creare un team di specialisti dedicato a sopperire alle necessità invece individuali, quindi una persona che ha una specifica domanda, è vero, me la può fare anche durante le live, però un conto è fare una domanda durante una live e un conto invece è avere una chiacchierata più lunga, magari di un'ora, di due ore, quello che è, dove uno può chiedere tutto quello che vuole chiedere. Per forza di cose io non riuscirò a gestire completamente questa parte e quindi mi sto impegnando a formare un team dedicato alla consulenza individuale sotto diversi punti di vista: trading, capire come funzionano le cripto, capire come muoversi senza fare errori, in maniera sicura, capire DeFi, CeFi, non consulenze finanziarie, chiaramente per ovvi motivi, ma che sia un team che trasmette i miei valori, i valori che voglio racchiudere all'interno dell'azienda, perché per me questa azienda è un contenitore, oltre che di servizi, di valori. Io voglio che se qualcuno legge The Crypto Gateway deve leggere i miei valori, che sono l'onestà, la trasparenza, la sincerità e tutto ciò che è affine con questi valori, con queste parole, ok? Quindi, e la razionalità, ecco, dimenticavo, quindi il non prendere le cripto come un casino, come il voler buttare soldi a casaccio, ma il voler approcciare questo mondo con la razionalità necessaria. E se riuscirò in questo obiettivo, quindi di formare un po' alla volta le persone e farle avvicinare in questo modo, allora per me sarà veramente un successo, ok? Quindi meno corse i pump and dump, più il capire quello che davvero ci può essere dietro a Bitcoin. Questo è l'obiettivo principale. Per arrivare a questo, ve l'ho detto, sto cercando di strutturarmi e ciò non è stato esente da peripezie. Vi faccio un esempio stupido. Visto che l'azienda si chiama The Crypto Gateway SRL, alcune banche non mi hanno accettato, una mi ha chiuso il conto, una cosa e l'altra, perché comunque quando tu vieni pagato anche in parte in cripto, ad esempio alcuni referral mi vengono pagati in cripto, lo sapete anche voi, si muovono comunque somme e quant'altro, e si è un po' visti in Italia purtroppo come colpevoli fino a prova contraria, quindi chi muove cripto è un trafficone per definizione, no? E quindi stai antipatico e stai scomodo a molti. Nonostante, lo sapete, uno dei miei valori principali è quello della trasparenza e dell'onestà, del fare le cose in regola, cioè c'è una cosa che voglio fare le cose per bene, obbedendo alle leggi e pagando le tasse che devo pagare. È difficile, cioè fa ridere, ma è difficile, e paradossalmente il messaggio che a volte passa è che conviene, si fa meno fatica, una cosa molto scomoda da dire, ma è vera, si fa meno fatica a far finta di niente e a non trasformare mai in euro rispetto che al fare tutto come si deve fare, in trasparenza, con le fatture, con la contabilità, perché purtroppo una volta che fai certi movimenti sei visto male. Ahimè, questo è un grosso limite dell'Italia. Non voglio promuovere il messaggio che dice bisogna eludere, fare i furbi, così. No, bisogna fare le cose in regola, come si deve. E chissà che magari qualche cavia, io magari sarò anche una cavia sotto questo punto di vista, potrà aiutare a fare dei passi avanti, ad avere un framework normativo come Dio comanda. Io me lo auguro perché, ripeto, voglio fare le cose in trasparenza e alla luce del sole. Ma purtroppo se ci saranno tutte queste difficoltà in continuazione,
non c'è altra scelta che lo spostarsi altrove. Ahimè, è una delle soluzioni che sto valutando molto da vicino, ma non per eludere, evadere, perché io le pago volentieri le tasse, perché se paghi le tasse vuol dire che comunque stai guadagnando, ok? Soprattutto se ne paghi tante, teoricamente dovresti essere contento. Però il problema non sono tanto le tasse a un certo punto, ma è proprio come sei visto. Cioè, è veramente brutto essere visti come un trafficone quando in realtà tutto quello che vuoi fare è fare le cose alla luce del sole. Ecco, scusate questo piccolo sfogo, però fa parte anche questo dell'avventura della creazione di un'azienda che muove cripto e riceve pagamenti in cripto in Italia. Ahimè, ci sono ancora tanti tanti limiti. Oltre a ciò, un'altra cosa di cui mi sto interessando e occupando di fatto è proprio investire in startup, in piccole aziende del settore finanziario e dintorni. Non sto parlando di ICO e di token, quindi non voglio dire quello, sto parlando di realtà locali anche che appunto stanno cercando di fare qualcosa e nelle quali vedo un gran potenziale e nelle quali voglio partecipare. Una di esse la sentirete secondo me nominare presto, perché non è legata strettamente alle cripto, ma è collaterale, diciamo così, e ve ne parlerò presto, secondo me. Quindi vabbè, non voglio anticipare nulla, ma sappiate che ci sono tante tante cose interessanti che bollono in pentole. Uno più fa e più ha voglia di fare, questo è un po' il mio spirito. Quindi niente, questo è un po' quello che sto cercando di fare e quello che è il mio percorso di crescita, il mio progetto di ulteriore crescita, il cercare di impacchettare quello che prima ero io, i miei valori, trasferirli in un'azienda, quindi creare un'azienda che è un contenitore di servizi e di persone, instillargli dentro i miei valori. Queste persone ovviamente sono scelte in modo che condividano i miei valori, altrimenti non ci lavorerei bene, e cercare di offrire un servizio di massima qualità a tutti coloro che lo cercano, quindi a chi cerca una mano, a chi vuole essere accompagnato, a chi vuole entrare in questo settore in Italia, capirne di più, capire come agire, come muoversi, come non fare errori rimanendo razionale con i piedi per terra e orientato comunque al suo focus, avrà sicuramente un interlocutore nell'azienda che sto cercando di creare. Bene, amici, questo è quanto e grazie per aver ascoltato questo sproloquio, questa chiacchierata che secondo me è durata anche tanto. Non la editerò perché voglio che sia proprio così, voglio che sia una chiacchierata assolutamente genuina e spontanea. E chissà tra 6 mesi quale sarà la prossima, magari sarà da Marte, sarò espatriato su Marte appunto nella criptocrazia di Elon Musk dove si paga tutto in Dogecoin. Vabbè, facciamoci 2 risate che è meglio. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.